Messi, entra al área Messi, chuta Messi, gol. Messi, immenso Messi, ancora 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 Messi, gol, 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 Hola.
genio de la lámpara, salí, la reputa madre que te parió, dale, vamos, salí. Who wishes my command? Pistolero uruguayo Alberto. Bravo Charrúa, seguí así siempre. Hola, buona nia a todom, buonasera a tutti qui da Radio Barça Italia su RadioRomaFutura.it dallo studio nella Pegna Blaugrana Roma a Monte Sacro, quartiere tutto sacro Roma. Massimo Urgante che vi parla, e con me in studio non poteva mancare il nostro Alberto El Flaco Polinori. Hola, salve a tutti, non so voi ma io sto a tomare unos mates. Alberto toma il mate, ne posso essere testimonio. E Maxi toma il caffè. Vabbè. Adesso no, adesso no, vabbè, adesso non sto tomando. Adesso la Coca-Cola. Acqua e Coca-Cola, acqua e Coca-Cola. Allora, una ricca puntata come tutte le puntate di Radio Barça Italia. E ci abbiamo certe cose, ad esempio stavo vedendo Maxi i Messi nel parco, questo un parco di attrazioni a Puerta Ventura. A Puerta Ventura. E vai, dico una cosa, dobbiamo giocare il sabato, stiamo tutti a spasso, l'anarchia totale. Caro mio. Ay. Cante no llore, dice lo mexicano. Come dicono los mexicanos, ay, cante y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. sì, stanno tutti a spasso, tutti a spasso. Giorno ovviamente si dà la possibilità di stare. Vabbè, si gioca sabato. Sì, uno va a passeggiare al parco, l'altro fa il manager, l'altro. E vabbè, viva la Peppa, come diciamo gli argentini. Non lo so, forse saremmo strani noi italiani che siamo troppo pesanti. No. Con la cultura psicologica, no, con la concentrazione. No. Io penso che però non si fa così. Insomma, no. Vai a dire agli inglesi che facciano questo, vai a vedere che ti dicono, per esempio. Sì, anche questo è vero, Alberto. Il problema di fondo è che lo diciamo da sempre, c'è totale anarchia all'interno del club, una giunta direttiva che non ha il polso di gestire questa faccenda, è un allenatore completamente incapace, inadeguato al ruolo che deve ricoprire, essendo il Barça più grande di quello che è Ernesto Valverde, su tutto e per tutto, a livello tattico, a livello di preparazione della partita, a livello di gestione dei giocatori, a livello di psicologia. L'abbiamo visto anche mercoledì, l'abbiamo visto a Paraga, l'abbiamo visto martedì col Valladolid. Comunque, i temi della serata. Temi della serata ovviamente saranno quello che è stata la partita contro il Real Valladolid, vinta dal Barça molto bene per 5-1, con due gol del Leo, un gol del Charrúa, un gol di Lenglet, un gol di Arturito Vidal. Esatto, anche se abbiamo preso anche questa partita gol, anche un gol stupido e gestito insomma male come al solito dalla difesa, posizionata male sui calci piazzati. Esatto. E Barça che è primo in classifica in questo momento con una partita in meno, ricordiamolo, anche se in questo momento al tredicesimo della prima parte a Getafe, quindi a Madrid, il Granada sta pareggiando 0-0. Perché dico il Granada? Perché il Granada nel turno di weekend, dove il Barça non ha giocato con il Madrid per la famosa storia che abbiamo parlato la settimana scorsa dello spostamento del classico Barça-Madrid al 18 dicembre, se sarà ufficiale, perché c'è il ricorso ancora di Tebas della Liga per giocare il 4 dicembre.
Granada che ha vinto 1-0. Tierra sognata por mí. Esattamente, la domenica a casa al Nuevo Los Cármenes contro in un derby andaluso contro il Betis di Siviglia, e Atletico Madrid che aveva vinto la sua partita il sabato al Metropolitano 2-0 contro l'Atletico Club. Ma Atletico Madrid invece che ha impatato invece in terra basca a Vittoria contro l'Alaves 1-1, vinceva 1-0 con gol di Morata. Poi è stato un pareggio all'ultimo momento molto bello, un gol del giocatore basco. Madrid che ha vinto la sua partita 5-0 ieri contro il Leganés. Adesso sembra che Benzema, per la caverna mediatica madridista, sia diventato il più grande giocatore del mondo di tutti i tempi. Che è bravo per... Sì, non è il miglior giocatore del mondo. Esattamente. Il Barça, come abbiamo detto, è leader a 22 punti, aspettando questa serie del Granada che, se vince, lo scavalcherebbe, andrebbe a 23. Ricordo, con una partita in meno a Barça e Madrid. Ma sì, ti aggiorno 10 minuti, sì. Getafe 0, Granada 0, e il Getafe vuole dominare la partita, ma il Granada si difende. Va bene, ok, perfetto. Questo è per quanto riguarda la Liga, poi andremo a vedere nel dettaglio la partita. Questo è uno dei temi della serata. L'altro tema, ovviamente, della serata è quello che sta intorno al Barça. Cioè, si stanno ricostruendo, si stanno mettendo insieme un po' i pezzi. Ne parleremo questa sera sul fatto che il Barça non potrà fare nessun tipo di mercato in entrata a gennaio, deve fare, è obbligato a farlo in uscita, anche perché c'è un debito da risanare che è stato anche discusso nella assemblea dei soci del Barça il 6 di ottobre al Camp Nou, e quindi si fanno tanti nomi, tanti ancora giri, si vedono i giocatori che non giocano, in particolare i centrocampisti e Rakitic in particolare, e gli altri ovviamente potrebbero essere altri centrocampisti, però insomma ne parliamo dopo. Poi c'è il caso Griezmann, che è tenuto martedì in panchina, entra e si vede non passare il... si vede proprio che la palla non gliela passano, si vede proprio in due azioni, una Semedo, l'altra Messi, stava posizionato per poter davanti alla porta, non gli hanno dato il pallone, lui è uscito al fischio finale, si è andato dritto negli spogliatoi, chissà quello che è accaduto. Sta di fatto che vediamo insomma che il clima tra i giocatori insomma non ci sembra, anche dopo i fatti di Praga nella fine della partita, le parole di Marc-André ter Stegen, le risposte di Valverde che sono sempre, come dire, minimizzanti. Minimizzanti, sì, a minimizzanti.